Carissimi telespettatori, cari amici, buona domenica, buon mese di novembre. La domenica scorsa ve l'avevo ricordato, chi non l'avesse ancora fatto è ancora in tempo, eh? Si chiama proprio ottavario dei defunti. Ricordare i nostri fratelli e sorelle che ci precedono nella fede con una visita ai cimiteri, con qualche momento di preghiera, mi raccomando, far memoria di chi prima di noi ci ha insegnato a vivere. Non sono proprio questi i giorni a loro dedicati. Questa domenica però è una grande solennità, quella di Cristo Re. Il Vangelo è quello di Giovanni, al capitolo 18, i versetti 33 e 37. È il processo di Gesù di fronte a Pilato. In quel tempo Pilato disse al Signore Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici? Io sono re. Per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce». È una pagina che conosciamo, il lungo processo di fronte a Pilato. Gesù è re. Beh, re a quel tempo voleva dire dominio, voleva dire conquista, voleva dire ricchezza, voleva dire, in altre parole, la capacità di essere forti in tutto quello che erano le realtà del mondo. Anzi, i re erano quelli che poi avevano una dinastia, quindi solidificavano il loro dominio. Gesù è un re diverso. Il mio regno non è di questo mondo. Ascoltare una voce e comprendere una parola. È il mistero di Gesù, quello che dicevamo la domenica scorsa, sono molto legate le letture, sul regno di Dio. Ecco, è venuto nel mondo per testimoniare la verità. E la verità che cos'è? È un padre desideroso di portare tutti i figli dalle tenebre alla luce. Questa è la verità di Dio. La salvezza. La possibilità per tutti di scoprirsi figli di un unico Dio, creatore e padre. Di strapparli al potere del male e avvolgere in un abbraccio che ha un nome solo: misericordia. Gesù regna perché dona se stesso, per restituire a tutti noi la dignità di figli, non di sudditi. E allora qual è il regno? Non è immediatamente di questo mondo. Dicevamo che domenica scorsa, quando parlavamo di mistero, non perché non si capisce, ma perché si disvela, perché è un progredire di quello che è il dono della presenza di Gesù. È un regno di liberazione, di fraternità, di pace, di amore vero. Inaugura un'altra civiltà che viene chiamata civiltà dell'amore, un'altra cultura che è quella del dare. È l'opposto di quello che ha in mente Pilato, tanto è vero che Pilato, un po' curioso, diceva: che cos'è la verità? Non capisce un linguaggio del genere, così avviluppato com'era il potere, a quello che era anche la sua carriera di console, di procuratore romano, magari voleva una provincia più importante di quella della Palestina, voleva, come si suol dire, salire di grado. Non capisce che il regno di Dio è servizio, è donazione, è dimensione di fede che si apre a cercare sempre il bene di tutti. Ecco perché regalità è partecipazione alla vita divina. Quando noi diciamo, giustamente nel battesimo, che viene dato il potere regale, sacerdotale e profetico, no? Le tre dimensioni del sacerdozio, battesimale si intende, è proprio questa regalità, che non vuol dire ancora una volta un dominio, ma è la rivelazione di un dono. Noi siamo in comunione con Dio attraverso Gesù, attraverso la rivelazione di quello che è il messaggio del Vangelo, un messaggio che aggrega, che unisce, che supera le differenze. Il credente regna
quando si mette a servizio, quando fa della propria vita una relazione con Gesù, ma soprattutto aprendosi a Gesù, cammina con gli altri, costruisce la grande famiglia, la Chiesa. Guardate che la prima Chiesa, la prima famiglia che costruiamo è quella degli affetti più cari, più veri, più autentici, quelli che noi diciamo gli affetti della vita quotidiana, dove immettiamo, dovremmo immetterci questo grande amore che il Signore ci ha insegnato. Far parte di un regno vuol dire sentire un'appartenenza, sentire che siamo partecipi di un dono, la fede che si trasforma, che innerva in noi un grande desiderio di amare, nella verità, cioè nella sincerità, nella disponibilità interiore, nel desiderio di servire mossi solo da una grande voglia di essere fratelli e sorelle tra noi, superando ogni divisione. Grazie di questo ascolto. Buon cammino a tutti. Buona festa di Cristo Re.